Centro 01 dalle 11. La Polizia di Stato sbarca a cortinametraggio, presentato alla Kermesse San Pezzana il corto Babbale, un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del festival, realizzato grazie al contributo dell'MG Production di Morena Gentile, con la regia di Matteo Nicoletta e le interpretazioni di Fabio Fulco, Alessandro D'Ambrosi, Matteo Branciamore e Laura Garofoli. Per l'occasione gli attori hanno vestito i panni di alcuni poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso a una bambina che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni. Io ho letto un articolo di giornale dove c'era questa donna che viveva con un bambino, col figlio, nell'automobile di un'area di servizio di un'autostrada, e poi degli agenti di polizia sono andati là per sincerarsi, capire, no, questa automobile che stava da giorni ferma, e sincerarsi delle condizioni, e poi dopo hanno dato assistenza. E così io da lì, da questo spunto, da questa storia vera, ho voluto raccontare una storia fondamentalmente di esseri umani, che è la cosa più importante, perché gli agenti di polizia, prima di essere agenti, sono appunto degli esseri umani, per cui di relazione e di aiuto. MG ha abbracciato sin da subito questo progetto, ma diciamo per l'originalità che si racconta, per l'originalità che si racconta nel vero cuore, poi, che rappresenta anche la Polizia di Stato, che è quello che tramite donne e uomini poliziotti che scendono sulla strada ci danno la sicurezza. Presente all'evento anche l'associazione Bagus, con la presidente Katia Tafner, che ha effettuato un intervento su un tema collegato al lavoro, un argomento che Bagus affronta già da 2 anni a livello nazionale in diverse scuole italiane.